Iniziamo un nuovo esercizio, così vediamo, passiamo le varie fasi, no? Da svolgere su questo esercizio stesso, di nuovo traendo il testo, essenzialmente prendendo ispirazione dagli esami dell'anno scorso e ovviamente inserendo sempre le stesse domande che saranno di fatto analoghe. Allora, leggiamo insieme il testo, così ci facciamo un'idea del processo, del problema che vogliamo affrontare, processo che magari ricorderete perché ci siete passati, anche se in forma forse leggermente diversa, qui è un po' semplificato, ma descrive il processo di assegnazione e svolgimento di tirocini. Allora, lo svolgimento di tirocini formativi da parte degli studenti prevede la scelta da parte dello studente di una proposta di progetto formativo predisposto da un'azienda convenzionata con l'Ateneo. Il sistema Stage & Job riceve la richiesta dello studente, verifica la correttezza formale, ad esempio verifica che lo studente abbia i crediti sufficienti per poter svolgere il tirocinio, in alcuni casi anche la media esame, un criterio, e poi conferma la possibilità di avviare il tirocinio, attivare il tirocinio, perdono. A questo punto lo studente deve trovare un tutore accademico che sia un docente dell'Ateneo che lo voglia seguire ed inserire il nome nella richiesta, che è un peregrinaggio che avete fatto l'anno scorso. Il tutore accademico deve controfirmare la richiesta, inoltre la richiesta deve essere controfirmata anche dal tutore aziendale, che deve essere già definito dall'azienda stessa nella proposta da cui tutto è partito, essenzialmente. Una volta accettata la proposta, l'azienda, in accordo con lo studente, definisce la data di inizio e la data di fine del tirocinio, non è mai semplice così, quindi lo studente svolge il tirocinio. Alla fine del tirocinio, lo studente deve consegnare all'ufficio Stage & Job il foglio delle presenze. Inoltre, il tutore aziendale e lo studente devono compilare un questionario di valutazione del tirocinio, che ovviamente è diverso per i due, e il docente deve poi assegnare un voto per il tirocinio stesso. A questo punto il tirocinio viene registrato nella carriera accademica dello studente. Processo abbastanza relativamente lineare, fatto di vari passi e vari, diciamo così, attori, no? Che gestiscono i vari passaggi. Dicevo, è semplificato rispetto alla realtà, ad esempio mi viene in mente la data di inizio che non può essere definita semplicemente, no, da azienda e lo studente, perché gli aspetti, come voi sapete, avete visto, gli aspetti assicurativi, no? La situazione sul lavoro viene attivata dal Politecnico, non dall'azienda, quindi il Politecnico che dà la data in cui si può formalmente partire, perché altrimenti non si è, diciamo così, coperti dal punto di vista assicurativo. Quindi, è un pochino più complicato. Allora, partiamo nell'analizzare però i primi due passaggi, cioè il modello concettuale e il modello di processo. E cerchiamo un attimo di svincolarci da quella che è l'esperienza pratica o l'organizzazione pratica delle cose come avvengono qua, come sono organizzate nel nostro ufficio. Il processo è questo. Però nel pensare al processo, sia nel leggere questa descrizione, sia nell'immaginare la modellazione, cerchiamo di non pensare mai a che cosa viene svolto in modo manuale e che cosa viene svolto invece in modo informatizzato. Il processo, ricordiamoci, prescinde da quale sottoinsieme del processo è gestito direttamente dal sistema informativo e quale sottoinsieme invece è gestito dalle persone su carta. Per cui quando qui si parla di inserire il nome della richiesta, ad esempio, oppure controfirmata dal tutore aziendale, oppure consegnare il foglio delle presenze. Allora, tutte queste cose possono essere, noi ce le visualizziamo come fogli di carta che vanno avanti e indietro, oppure potrebbero essere casi d'uso, procedure implementate dal sistema informativo. Il processo è sempre lo stesso, semplicemente per fare la controfirma devi andare a un certo link, attivare una certa procedura, oppure
oppure mettere effettivamente un po' di inchiostro su un foglio di carta. Non cambia il processo. Nel definire il processo noi dobbiamo astrarre rispetto a questo, non preoccuparci ancora di che cosa viene rappresentato il sistema informativo e di che cosa no. Chiaramente più avanti, sì, quando parleremo in casi d'uso, lì sarà esplicito che cosa fa l'umano e che cosa fa il sistema informativo. Ma per il momento cerchiamo di rimanerne fuori. Ok? Ma anche perché, come spesso succede, il sistema informativo evolve, no? Per cui con la digitalizzazione crescente, il sistema informativo gradualmente tende ad assorbire funzionalità che prima erano invece svolte in modo manuale, ma non per questo i processi devono cambiare. Ok? Allora, in termini di modello concettuale, quali sono i primi concetti che saltano all'occhio in questa descrizione? Sicuramente compare 94 volte la parola tirocinio, compare un certo numero di volte la parola studente, che oltre che essere eventualmente un attore del sistema, sicuramente è un dato del sistema, cioè il sistema deve sapere a chi sono associati i tirocini. In questo caso lo studente, se parliamo del modello concettuale, lo pensiamo come informazione che il sistema deve gestire, indipendentemente dal fatto che sia o non sia anche un attore, perché abbiamo detto che non lo sappiamo ancora, no? Non sappiamo ancora quali sono i casi d'uso accessibili a ciascuno degli attori. Parliamo di azienda, parliamo di proposta di un tirocinio, che è separato dal tirocinio stesso, cioè preesistente. Può succedere anche a volte, cioè la relazione tra le proposte e il tirocinio, che può anche essere complessa, nel senso che un'azienda può dire: io ho una proposta di tirocinio per tre persone, a volte ci sono queste cose, no? Oppure la stessa persona, la stessa proposta che è ancora valida l'anno successivo, quindi può esserci una proposta a cui al momento non ha ancora risposto nessuno, oppure una singola proposta sulla base della quale sono stati attivati N tirocini specifici. Cominciamo a mettere in bello alcune di queste cose, così vediamo poi rileggendo se abbiamo dimenticato qualcosa. Allora, di nuovo. Facciamo un diagramma delle classi. Diagramma delle classi in cui dicevamo sicuramente si parla di tirocinio, no? Quindi la mettiamola qua al centro. Tirocinio svolto da uno studente presso un'azienda. Qua. E il tirocinio si svolge sulla base di una certa proposta, giusto? Questi sono i concetti principali che abbiamo alla prima lettura identificato. Quindi immaginiamo l'azienda che a un certo punto scrive una proposta, la pubblica. Lo studente in qualche modo la viene a conoscere, si interessa, decide di voler aprire, attivare un tirocinio e quindi in realtà ciò che fa, dice anche il testo, fa una richiesta. Adesso dobbiamo vedere se poi richiesta e tirocinio sono due classi veramente distinte oppure le possiamo fondere in una. Ma se vogliamo usare i termini della descrizione, diciamo che lo studente fa una richiesta di svolgere il tirocinio relativamente a quella proposta. La richiesta può essere approvata o no. Solo se viene approvata si può trasformare in un tirocinio. Quindi sono fasi diverse. Proviamo un po' a rileggere, vediamo se ci manca qualcosa. Studenti,
proposta, il progetto formativo, il risposta dell'azienda convenzionata, azienda, quello che qui è chiamato progetto formativo, qui l'abbiamo chiamato proposta, il sistema riceve la richiesta, verifica la correttezza, conferma la possibilità di attivare il tirocinio, tutore accademico e tutore aziendale, questi sono due concetti che dobbiamo in qualche modo inserire ancora, la data, l'inizio e di fine sono semplici attributi. Quindi il studente voglia il tirocinio, lo studente voglia le presenze, questa è una rivalutazione. Allora, i tutori, foglio di presenze e strumenti per la valutazione, quindi i questionari e il voto. Sono le tre cose che dobbiamo decidere come, come modellare. Allora, i tutori. Il tutore accademico e il tutore aziendale. Sono delle entità o sono degli attributi? Cioè, il tutore aziendale, devo aggiungere una classe con scritto tutore aziendale, oppure è semplicemente un attributo della proposta? No, perché ogni proposta può avere un tutore aziendale. Idem per il tutore accademico. Allora, secondo me, il tutore aziendale lo inserirei come semplice attributo, è un nome, un cognome, ma in realtà io dal punto di vista dell'università che decise i tirocini non ho, non voglio avere, non mi servono altre informazioni su quella persona fisica. Mentre invece per quanto riguarda il tutore accademico interno è una persona che è già strutturata nel mio sistema informativo. E poi è la persona che poi dovrà registrare il voto. Quindi non è semplicemente una stringa con un nome e un cognome, ma fa riferimento a un ben preciso, anzi addirittura veniva detto nel testo che deve essere un docente, non può essere un bidello. E quindi li tratterei in modo diverso. Io andrei a prendere il docente che svolge il ruolo da tutore accademico per il tirocinio. Poi c'è il discorso delle firme, foglio delle firme, foglio delle presenze, che potrebbe essere entità separata, i questionari di valutazione anche, sono informazioni che in realtà stanno dentro, no, il tirocinio concettualmente, ma sono informazioni per loro natura strutturate, quindi non le posso mettere come semplice dato lì dentro. Quindi ho uno strumento di valutazione che può essere, se vogliamo poi espandere la figura, una valutazione, un questionario di valutazione da parte dello studente e quello da parte del tutore aziendale, perché sono questi due. Poi invece il voto è più semplice perché semplicemente è un numerino che possiamo buttare dentro il tirocinio. Quindi in termini di entità, di concetti, credo che possano essere questi quelli principali. Allora, proviamo ad andare a vedere invece, sempre con la proposta in mente, cioè col testo in mente, proviamo ad andare a vedere invece gli attributi che aggiungeremmo. E le relazioni tra questi. Allora, dove partiamo? Partiamo magari in ordine cronologico, proviamo a riseguire il processo in ordine cronologico. Qui in qualche modo mi sto già anche immaginando il processo. Sulla carta è più facile avere due fogli e cominciare ad andare avanti in parallelo, qua invece meno. Tutto parte da un'azienda che in qualche modo
dovrà avere una denominazione, chiamiamo nome, tanto per scrivere meno, e volendo ci sarebbero le informazioni, varie di azienda convenzionate col Politecnico, quindi in qualche modo dovranno esserci delle informazioni relative a questa convenzione. Il processo non va a gestire la stipula, il rinnovo della convenzione, cose di questo genere. Quindi in questa parte del modello concettuale non mi serve vederlo. Ma ci dovrà essere, ovviamente, no? Quando parli di azienda convenzionata, come fa un'azienda a diventare convenzionata? Ci sarà una parte di processo a monte che fa sì che questa convenzione venga stipulata. L'azienda, supponiamo a questo punto, il mattino si alza e scrive una proposta. Una proposta di tirocinio che di fatto avrà sicuramente una descrizione di cosa deve fare, poi potrà avere altre informazioni, voi sapete quei moduli in cui c'è scritto l'indirizzo, dove svolge l'attività dell'azienda, vari campi. Nascondiamoli dentro questo campo a descrizione, poi volendo si possono dettagliare, no? Ma sono informazioni in qualche modo statiche, informative, su cui poi il sistema informativo non deve agire, deve semplicemente farle comunicare. Sbagliato. Escra IZ. Manca ancora una I. Ok. E quindi questo viene in qualche modo pubblicato. Lo studente lo scopre. E quindi, allora qui c'è una relazione tra azienda e proposta, ovviamente, perché l'azienda crea la proposta. Questa proposta può venire vista dallo studente e quindi lo studente decide di fare una richiesta relativa a quella proposta. Studente che avrà i suoi dati, avrà la matricola. Avrà cognome, nome, vabbè, queste solite cose. Compila una richiesta che fa riferimento a una proposta. Questa richiesta, dicevamo, può essere accolta oppure meno. Quali informazioni contiene la richiesta? Beh, in prima battuta nessuna. Cioè, appena creo la richiesta, mi dice il processo che questa richiesta deve essere prima approvata. Dopo l'approvazione, c'è scritto, devo trovarmi un tutore accademico. Allora, questa richiesta, in qualche modo, per un certo punto, quindi dovrà lo studente dovrà in qualche modo diciamo, collegare alla richiesta il nome di un docente che lo segua come tutore. Adesso, in termini di modello, io mi chiedo se indicare così, cioè nella richiesta indico il docente, oppure se convenga indicarlo in questo modo, forse più realistico. Nel senso che a un certo punto, quando la richiesta viene approvata, di fatto cominciamo già a parlare di un tirocinio e la informazione sul docente la associo al tirocinio e da quel momento in avanti la richiesta non la posso dimenticare. C'è un po' di. Dipende un po' come la gestiamo. Questi due concetti, richiesta e tirocinio, a volte fa comodo vederli in modo separato, perché così c'è una richiesta senza, che non è ancora approvata, quindi non è ancora un tirocinio associato. A volte in realtà converrebbe vedere insieme, quasi come se questa fosse un'estensione dell'altra, perché il tirocinio deve avere accesso a tutte le informazioni che ha la richiesta. Quindi, in fase di modellazione, mi andrebbero bene entrambe le scelte, avere due classi separate oppure averne una sola che rappresenta entrambe.
anche perché qui avremo una relazione che è del tipo 1-1, o una relazione 1-1 opzionale, nel senso che quando c'è una richiesta può avere un tirocinio oppure no, ma se ce l'ha è uno solo, e un tirocinio è solamente una richiesta. Quindi in realtà è come se avessimo la stessa entità, lo stesso concetto, che ha alcune informazioni che sono opzionali, le abbiamo messe nella classe tirocinio, che sono quelle che hanno senso solamente dopo che è stata approvata. Quindi anche dal punto di vista concettuale è molto simile. Quando abbiamo relazioni tipo 1-1, è spesso possibile immaginarlo in modi diversi, no? Separati oppure uniti. Quindi il tirocinio che cosa indica? Dovrà avere sicuramente, abbiamo detto, la data di inizio, la data di fine, l'altra informazione che c'era. Devo sapere in quale azienda farlo, ma questo lo so perché passo di qua. È relativo a una richiesta che nasce da una proposta che nasce da un'azienda. Il tutore accademico, cioè il tutore aziendale del tirocinio, lo so perché la proposta me lo deve definire. Il tutore accademico lo specifico attraverso questa relazione. Potrei chiamarlo tutore. Non tutore, ma tutore. Poi, a questo punto, il tirocinio si svolge e in qualche modo dovrò tenere traccia delle presenze dello studente presso l'azienda. Ogni presenza di fatto ha una data. Un'ora di ingresso e un'ora di uscita. È un elenco di questo genere. Sapete che quei fogli erano fatti così, una data, orario del mattino, ingresso e uscita, orario della sera. Qui non stiamo dicendo che il database conterrà queste informazioni, potrebbero anche essere su carta come sono oggi nella realtà. Stiamo dicendo che però il processo ha bisogno di queste informazioni, come saranno gestite non importa. Poi alla fine, dicevamo, il tirocinio deve avere una valutazione, che è sotto forma di questionario. Voi come studenti dovete rispondere a 4-5 domande e il vostro tutore aziendale deve rispondere a quelle 4-5 domande. In realtà questo strumento di valutazione, per essere precisi, si biforca in due, che è la valutazione dello studente e la valutazione del tutore aziendale, scriviamolo, che sono ovviamente sottoclassi di questo. E beh, poi qua non entriamo nel dettaglio, ci saranno domande, risposte, informazioni di questo genere. Su richiesta che è rimasta poverina nuda, mettiamo perlomeno una data, che è sempre utile, quando hai fatto la richiesta, e uno status di approvata. Approvata sì o no?
quelle approvate ovviamente avranno un corrispondente tirocinio. Fanno tutto la bene. Ok? Adesso, vabbè, se non abbiamo dimenticato degli attributi, man mano che andremo avanti magari ce ne accorgeremo, ci rimane da spendere un attimo di tempo per dettagliare le cardinalità di queste relazioni. Azienda proposta. Data un'azienda, quante proposte può fare? Arbitrariamente molte. Data una proposta, quante aziende sono associate a una? Ovviamente la proposta è di quell'azienda. Studente richiesta. Allo studente quante richieste può fare? Viene da dire una per volta. Però in teoria può anche più di una, nel senso che io quest'anno ho fatto una richiesta, poi non viene accolta per qualche motivo, non è che sono fuori dal giro per sempre. L'anno prossimo potrò rifarlo. Quindi è poche, ma è anche più di una, o anche nessuna. Mentre una richiesta ovviamente deve essere associata a uno studente ben preciso. Una richiesta deve essere associata anche a una proposta ben precisa. E una proposta può avere anche più richieste, perché possono esserci più studenti diversi che richiedono la stessa cosa. Oppure nessuno. Dopodiché, tra richiesta e tirocinio, questa è la più facile, nel senso che una richiesta può sfociare in un tirocinio oppure no, 0-1, e un tirocinio sicuramente, se attivato, è attivato a fronte di una richiesta ben precisa, è una sola. Poi nel tirocinio, vabbè, la relazione tra tirocinio e tutore accademico, ogni tirocinio ha esattamente un tutore accademico, deve averlo, ogni docente, proprio perché si diverte, può seguire anche più tirocini. Purtroppo c'è anche lo zero perché c'è qualcuno che non lo fa, perché non si diverte abbastanza. Modo di obbligare. Tirocinio, valutazione, presenze. Allora, beh, sulle presenze è facile, nel senso che un tirocinio è associato a un lungo elenco di ingressi e uscite, ciascuna delle quali ovviamente è relativa a quel tirocinio lì. Uno N. La parte di valutazione è una parte che viene aggiunta al tirocinio, quindi dato un tirocinio la valutazione può esserci o non esserci, e se c'è, e quando c'è, nel senso che fino alla fine del tirocinio non esiste, quindi 0, al termine del tirocinio deve esserci, quindi viene aggiunta 1 come cardinalità relativa a un tirocinio ben preciso. Qui sotto sull'ereditarietà non c'è cardinalità da indicare, eh? Ereditarietà perché questo è un tipo di questo, quindi non è sempre 1-1, ma non ha senso indicarlo, cioè, è semplicemente un modo di dire questa classe può apparire sotto diverse forme, ha una parte comune e delle parti speciali, ma
la vera relazione tra tirocinio e valutazione studente, che ha la cardinalità 101, e la relazione tra tirocinio e valutazione tutore. Ok? Classi e recitano tutte le relazioni, tutti gli attributi delle superclassi. Non hanno di per sé una relazione con la superclassi. La superclassi tendenzialmente non esiste. Un contenitore astratto e poi ciò che esiste sono le classi concrete. Ma viene usato per mettere a fattore comune indicare delle, appunto, proprietà comuni, come ad esempio partecipazione alla relazione oppure l'esistenza di attributi. Dimmi. Sì, è intesa come una relazione aggiuntiva. Sì, in realtà lo è già, perché se io vado qua, in realtà sono qui, è una relazione univoca con tirocinio, che è una relazione univoca con richiesta, che è una relazione univoca con studente. Quindi c'è già una relazione univoca, non diretta, ma c'è già tra valutazione e studente. No. Sì, qua ad esempio, no? Allora a questo punto dovresti aggiungere così. Aggiungi e allora quando tu sicuramente una sottoclasse può specializzare la superclasse, quindi può avere degli attributi in più e delle relazioni in più, che si vanno ad aggiungere a quelle che già ha ereditato dalla superclasse. Non posso avere meno della superclasse, non posso dimenticare, sì, ma io non ce l'ho questo, no, allora non sei una sottoclasse. No, una sottoclasse per definizione eredita tutto e poi aggiunge, poi specializza. Quindi può avere delle cose in più, ma non può avere delle cose in meno. In questo caso appunto avendoci tutte queste relazioni univoche non è necessario, no, avere la relazione diretta, anzi devo dire che mi farebbe strano avere una relazione di questo genere, fammela disegnare in modo che si veda, perché scusa, questa qua è una freccia di eredità di età, immagino che sia una freccia normale, tanto adesso la cancello, perché sembra quasi permettere di arrivare a due studenti diversi. Se io dico c'è questa relazione tra valutazione e studente, ma poi la valutazione facendo questo cammino arriva uno studente, chi mi dice che quello studente è lo stesso, deve essere lo stesso? Nessuno me lo dice, potrebbe essere uno studente diverso, per quanto, diciamo così, comprendo da questo modello dati. Quindi è meglio non metterla, perché appunto lo studente sono sicuro che è quello che si raggiunge attraverso quella catena. È lunga? Beh, pazienza, sarà la query che è un po' più lunga da scrivere. Ma almeno ho l'unicità del dato garantita. Che poi tu sul modulino della valutazione lo vedi scritto lo studente, non vuol dire che nel modello dati è dentro, sia dentro questa tabella qua necessariamente. Altri dubbi? L'unico vero dubbio che mi rimane, quello che dicevo già prima, è se lasciare due classi separate o una classe unica. Il resto mi sembra abbastanza. Cioè non crea particolari problemi di progettazione. Ok, diamo una salvata a questo file, che non fa mai male. E passiamo al modello concettuale. Scusate, modello di processo. Questo è un processo relativamente semplice, perché è molto lineare.
ci sono alcuni piccoli parallelismi e un paio di punti di snodo. Allora, tutto, dicevamo, nasce con quando l'azienda predispone una proposta. Prima di ciò non può succedere nulla. Quindi, azienda predispone e pubblica una proposta. A quel punto uno studente può presentare una domanda, una richiesta di tirocinio. Presenta la richiesta di tirocinio. Allora, ragioniamo su come collegare questi due blocchi. Sicuramente sono due fasi. Io li potrei collegare così. Prima l'azienda deve predisporre una proposta e solo dopo lo studente può presentare una richiesta di tirocinio. Qual è il problema però? Qualcuno lo vede? Che quando arriva un secondo studente non può più semplicemente, ah, c'è una proposta, presenta una domanda, una richiesta relativa a quella proposta. Perché per poter arrivare a studente presenta la richiesta, immaginate il token, no, che viaggia in questo processo, devo essere passato da qua. Quindi ogni volta l'azienda dovrebbe presentare una proposta nuova. D'altra parte non posso neanche mettere un parallelo puro semplice. Z funziona. Vabbè, lasciamola per ora. Dove è andato questo? Lo split. E non posso neanche immaginarlo così. Token arriva qua, si raddoppia, poi questo genera la proposta e poi anche perché questo effettivamente non può essere svolto prima dell'altro. Qui sto indicando un parallelismo e quindi teoria, potrebbe anche essere svolto questo prima dell'altro. Ciò che stiamo scoprendo è che in realtà questa fase di predisporre una proposta fa parte di un processo diverso. Non riesco a metterlo nello stesso processo in cui lo studente sceglie il tirocinio. Perché in qualche modo questo è un processo dell'azienda che ha il suo token giallo. Questo è un processo degli studenti che hanno un loro token blu. Sono token diversi, non è lo stesso token che viaggia, non è lo stesso processo. Non c'è una sincronizzazione tra le azioni dell'azienda e quelle dello studente.
sincronizzazione in qualche modo c'è, ma molto lasca sul fatto che questi studenti possono scegliere solamente tra le proposte che sono state inserite a priori nell'elenco delle proposte da parte delle aziende. Ci sono dei dati comuni, dati di informazioni condivise che permettono a questi due di collaborare. Ma non c'è un passaggio di testimone. L'azienda non sa, non vuole sapere, non può sapere quando è che lo studente decide di svegliarsi, quanti di questi studenti nascono, eccetera. Quindi in realtà il modo migliore per affrontare questo è lasciare fuori questa per rispondere a una proposta. Questo è un processo, sono due processi diversi. Il processo in cui l'azienda predispone una proposta lo può fare coi suoi tempi, coi suoi modi, senza implicare nulla sugli studenti. Che è un processo molto semplice, va, aggiunge una proposta, se ne va. E poi c'è il processo in cui lo studente, partendo dalle proposte esistenti, a parte che ce ne sia almeno una che sia di suo interesse, ma non è legata all'istante in cui è stata inserita dall'azienda. Sono due processi diversi, quindi adesso posso permettermi di cancellare tutto. Uno dei quali lo possiamo chiamare è quello dell'azienda, che è quindi molto facile, che inserisci proposte di tirocinio, poi in realtà questo processo può essere più complesso, le modifica, le cancella, eccetera. Però e poi a parte un altro, che è quello dello studente, o quello, non è quello dello studente, è quello che gestisce lo svolgimento del tirocinio. Lo svolgimento di un tirocinio, del singolo tirocinio, proprio perché c'è questa relazione uno a tanti, no? Una proposta, magari nascono tanti tirocini diversi. Lo svolgimento del tirocinio nasce con la richiesta dello studente e poi segue il processo. Non li sto mettendo in due processi diversi perché gli attori sono diversi. Perché da una parte l'attore è l'azienda, dall'altra l'attore è lo studente. Perché vedremo che qui dentro c'è anche poi l'attore azienda, deve fare la valutazione, deve fare le firme, eccetera, eccetera. Ma perché si svolgono in modo scorrelato l'uno dall'altro, non sono interdipendenti. Hanno scopi diversi, obiettivi, diciamo così, di business diversi, e poi agiscono, possono agire indipendentemente. Allora, invece questo è più facile perché a questo punto ci mettiamo dal punto di vista del singolo tirocinio che vogliamo attivare. Parte da un insieme di richieste già esistenti che l'altro processo sta gestendo. Quindi qui partiamo con lo studente che inserisce una richiesta di tirocinio. Non inserisce, non mi piace perché è già troppo informatico. Presenta richiesta di tirocinio. Poi cosa succede? Allora, a questo punto andiamo a rileggerci il processo. La scelta di una proposta di progetto formativo predisposta da un'azienda, il sistema riceve la richiesta, verifica la correttezza formale. Quindi a questo punto la richiesta, non appena è stata presentata, va in mano all'ufficio amministrativo dello Stage and Job, il quale dice se la richiesta è accettabile oppure no. Quindi abbiamo una fase in cui lo Stage and Job verifica la richiesta, la correttezza della richiesta,
poi possono succedere ovviamente due cose, che sia corretta oppure no. Se la richiesta non è corretta, finisce, cioè se la richiesta non è corretta, non è accolta, perché mancano i requisiti di correttezza formale, finisce lì. Il processo finisce. Se no, prosegue. Quindi mettiamo un po' di frecce. Questo va qui, questo va qui. Se è non. Termina il processo. Ah, scusate, c'è questo. Simbolino con la croce distrugge un singolo token. Questo invece distrugge tutti i token eventualmente presenti. In questo momento non abbiamo ancora fatto nessuna fork, quindi erano equivalenti perché avevo solamente un token in giro. Però in questo caso è certamente più sensato indicare questo perché conclude completamente il processo. Se tu avessi una fork che divide, quindi moltiplica diversi token che vanno su percorsi diversi, quando almeno un token arriva sul nodo finale, tutto il processo finisce e quindi tutti i token che sono in giro vengono distrutti. Se invece arrivo sul simbolino con la croce, si chiama flow final, fine del flusso, quindi distrugge quel token lì ma lascia vivi gli altri. Quindi un'attività parallela che si esaurisce, ma le altre attività parallele possono e devono continuare ad andare avanti. Allora, questo qui è nel caso in cui sia non accettata. Accettabile. Se invece la domanda è accettabile, vado avanti come? Con la scelta del tutore accademico. Inserire il nome nella richiesta, vabbè. Il tutore accademico però deve controfirmarla. Quindi, a questo punto lo studente deve identificare il tutore accademico e quando è stato fatto si passa alle fasi di firma. Questo va avanti così. Dopodiché ci sono le firme devono essere due, quella del tutore accademico stesso e quella del tutore aziendale, che solo adesso viene chiamato in gioco. Perché c'è una richiesta bella pronta, completa, approvata, con già l'indicazione del tutore, quindi il tutore aziendale viene chiamato in causa per dire, va bene, voi firma, parte anche tu. Queste due firme, queste due approvazioni, devono essere fatte entrambe, ma non c'è nessun ordine prestabilito. Possono partire in parallelo, no? Quindi in quel caso io ci metto una forchetta, in cui dico in parallelo il tutore accademico, prova e dall'altra parte il tutore aziendale approva. Solo quando ho queste due firme posso partire. Quindi ci metto il join che rimane in attesa fino a quando entrambi i processi di sinistra e di destra non siano terminati. Ok? Nella logica del token, qui arriva il token sulla fork, si sdoppia, quindi nascono due token diversi che arrivano all'ingresso di questi processi. Dentro questi processi vengono lavorati, quando uno dei due processi termina, quindi dentro il tutore accademico prova, il token relativo rimane qua, ma la semantica del blocco di join è che il token che arriva per primo deve aspettare che arrivino tutti gli altri,
quando tutti sono pronti, allora a questo punto vengono tutti distrutti e ne esce uno solo. Per far cosa? Qual è il passo successivo? Tutore accademico. L'azienda definisce la data di inizio e la data di fine del tirocinio. Quindi a questo punto abbiamo tutte le firme, decidiamo le date del tirocinio e poi finalmente si svolge il tirocinio stesso. Quindi, azienda definisce le date del tirocinio, e finalmente lo studente svolge il tirocinio. In questo caso, no, ovviamente, perché potrebbe anche decidere di non... in questo caso non ci è detto come comportarci in quel caso. Quindi io per ora sto descrivendo questo processo qui, così come è descritto. Qui dice, una legge, no, le leggi quando usano l'indicativo, vuol dire che deve per forza succedere così. Qui dice, la richiesta deve essere... Il tutore accademico deve confermare la richiesta. Sembra un atto, no? Dovuto. Si sono già messi d'accordo prima, in un certo senso. Anzi, qua dice che trovare chi lo voglia seguire. Allora, qui non è esplicito. Quindi, sicuramente, chi lo voglia seguire significa che questo studente potrebbe dover fare anche più di un tentativo. Però questo in qualche modo è qua dentro. È due discorsi, tutore accademico e tutore aziendale, no? Quindi devi approvare la firma e basta. Cioè, sì, diciamo che dal punto di vista del sistema, qui è identificata una persona e qui quella persona dice di sì. Cioè, qui, capisci, dal punto di vista del sistema, qui è lo studente che agisce e qui è il tutore che agisce. Poi questo studente in qualche modo avrà parlato. Se io dovessi far vedere il processo in cui lo studente contatta un docente, non va bene, lo rifiuta, ne prova un altro, lo metterei qua dentro, non qua sotto. No, anche perché immaginate che qua coinvolgo l'azienda. Quindi è molto brutto coinvolgere l'azienda e poi il giorno dopo dire ah no, però il professore non ha firmato, quindi lo faremo prima. Quindi se vuoi gestire questo processo, io trasformerei questa, magari per la ragione di ordine, come un'attività complessa, e lì dentro ci andrei a mettere il processo con il quale lo studente cerca e poi alla fine trova un docente che gli dice sì, e quindi poi questo docente potrà firmare. L'azienda può approvare o non approvare, beh, in teoria se offre un tirocinio o lo ritira. Perché dovrebbe cambiare idea? In realtà c'è un problema di numerosità qua, nel senso che non c'è scritto da nessuna parte che se un tirocinio viene accettato, se il tirocinio per una persona accetta uno, se un secondo studente il giorno dopo, il giorno stesso, prova a richiedere il suo tirocinio, l'azienda non li potrà accettare entrambi. Quindi in realtà questo è un controllo che anche qua dovremmo farlo a monte, direi qua. Però non, il testo non ne parla, quindi non sono andato a espandere. Quindi diamo per scontato che gli aspetti bloccanti siano già stati eliminati prima e questo sia un passaggio formale, essenzialmente. Ma mando l'ok di qua, mando l'ok di là. Dimmi. Sì, è un dettaglio in più. Sì. Cioè, tu dici che possiamo aggiungere qui in mezzo una clessidra in cui si attende la data di inizio del tirocinio.
parte sempre ovviamente il mouse quando non deve. Sì, è corretto, nel senso che la disponibilità del token in uscita qua non abilita immediatamente l'inizio del tirocinio se non è arrivato almeno alla data di inizio. Sì. Mentre svolge il tirocinio, lo studente deve tenere traccia delle firme. In realtà lo svolge il tirocinio, è sicuramente un processo che a sua volta è complesso, no, dentro. Qui non stiamo dicendo come si svolge, ma ricordiamoci solo, registrando le firme di presenza, le presenze. Processo viene descritto a questo livello qua. In realtà, se andiamo a modellare il processo reale, è più complesso, nel senso che dentro un tirocinio possono esserci delle variazioni delle date, possono esserci dei viaggi per cui devono essere provati prima, comunicati, e quello della registrazione delle presenze è uno degli aspetti che devono essere fatti in parallelo chiaramente allo svolgimento dell'attività. Indichiamolo solo così perché è l'unico aspetto che ci interessa qua. Di fatto questo processo che descriviamo, diciamo così, è più concentrato sulla gestione del tirocinio, l'attivazione e chiusura, che non sullo svolgimento stesso. Quindi anche qua, se dovesse essere gestito o formalizzato meglio, andrebbe esteso. Ad esempio con una sottoattività. E poi, quando esco da questo processo? Esco quando il tirocinio è finito. A quel punto, finito il tirocinio, devo passare alle fasi di valutazione e accreditamento. Quindi la prima cosa che devono fare è produrre, dice, alla fine del tirocinio, quindi siamo qua, lo studente deve consegnare all'ufficio Stage Job il foglio delle presenze. Il tutore aziendale deve compilare un questionario di valutazione, lo studente deve compilare un questionario di valutazione. Tre azioni che io indicherei in parallelo, che non ci sono interdipendenze tra l'una e l'altra. Sono in realtà processi diversi, cioè di fatto hanno parti di processo che hanno stakeholder diversi, no? Diciamo, se usiamo questa terminologia. Nel senso che il foglio delle presenze collegato all'ufficio Stage and Job è per la correttezza formale dal punto di vista dell'ispettorato del lavoro, dello svolgimento del tirocinio. È andato lì, quelle ore, non ne ha fatte di più, non ne ha fatte di meno, quindi può essere riconosciuto. I questionari invece servono, allora in realtà il questionario del tutore aziendale serve al tutore accademico per decidere il voto. Cioè, devo sapere se questo qua ha lavorato bene o male, non me lo faccio dire da lui, ma me lo faccio dire da chi l'ha seguito. Il questionario dello studente serve normalmente a al collegio di studi che organizza i tirocini per vedere quali sono, per avere un minimo di monitoraggio sulle aziende che offrono tirocini, che tipo di tirocini offrono, come si trovano gli studenti. Quindi queste due hanno, queste questioni di valutazione hanno una valenza, diciamo, didattica, per valutare nel merito l'attività che è stata svolta, da un lato verso lo studente per dargli il voto, dall'altro verso l'azienda per capire se sta offrendo dei tirocini sensati, ben gestiti, eccetera. L'altro invece più di formale. Questo è il motivo per cui vanno bellamente in parallelo queste cose, non ci sono interdipendenze, no? Perché vanno a persone diverse. Viceversa, se invece, no, adesso facciamo un altro modo di intendere il processo, sarebbe: raccolgo i due questionari e consegno i questionari insieme alle presenze allo stage job.
realtà il questionario dello studente è nello stesso, stiamo pensando al cartaceo, è nello stesso plico di carta del foglio di presenza, quindi quello almeno è contestuale, ma non c'è motivo di processo per cui debba essere, è solo un modo per essere sicuro che venga consegnato. Quindi a livello di processo io direi che ci sono tre attività che devono essere svolte tutte e tre, che sono indipendenti l'una dall'altra. Quindi lo studente consegna il foglio delle presenze, dopodiché questo consegna, nel caso in cui sia gestito dal sistema informativo, avviene da solo, non richiede un'azione dello studente. C'è studente compila il suo questionario di valutazione, e infine il tutore aziendale compila il suo questionario di valutazione. Scherzi. Quando ho tutte queste cose chiuse, posso dare il voto. Chi lo fa? Il tutore, il docente deve assegnare un voto. E poi questo voto viene registrato. Quindi ancora due passi abbiamo: il docente definisce il voto e poi si passa alla registrazione del voto stesso. Il voto viene registrato. Questi sono due passi anche praticamente distinti, perché non è il tutore accademico che registra il voto, come faccio invece per l'esame. All'esame ho possibilità di registrare il voto direttamente nel sistema informativo. Mentre invece per i tirocini comunico alla commissione del collegio dicendo che la mia valutazione è questa, e poi ci pensano loro a registrare il voto. E una volta che il voto è registrato, finisce tutto. Nel senso che il pacchetto è chiuso, il tirocinio è stato svolto, la parte, diciamo così, assicurativa barra lavorativa è chiusa, la parte didattica nel senso del voto è chiusa, i documenti sono tutti a posto, e quindi chiudiamo questo processo. Io l'ho descritto in questo modo: se l'avessimo voluto descrivere con le swim lane che indicavano i vari attori o enti che gestivano le parti del processo, quanti ne avremmo avute? Ne avremmo avuti lo studente, l'azienda, no, l'azienda non c'è forse, no, lo studente, lo stage and job, il tutore accademico, il tutore aziendale, che sono i soggetti che ho messo sempre ogni volta all'interno dei blocchi. Studente, tutore aziendale, docente, docente che sarebbe, diamo esplicitamente, tutore accademico. Non è un qualunque docente, ma quello che svolge il ruolo di tutore accademico rispetto a questo. Qui il voto viene registrato, non ho messo il soggetto perché il processo non lo specifica, no? Oh, sì. Il tirocinio viene registrato, non è detto da chi, quindi è una domanda, sarebbe una domanda da fare a chi gestisce il processo: sì, ma poi chi è che registra questo voto? Sì. Leggendo quel testo io l'avrei segnata allo stage and job, ma so che nella realtà non avviene, da parte, dimmi. Cioè, non sapendo, infatti, quindi non è specifica adesso, sapendo come funzionano le cose, è il responsabile dei tirocini del collegio. No? Non sapendo come funzionano le cose, leggendolo così, fa
fate voi, ecco. Diamo un'interpretazione sensata. Sarebbe stato un pochino più disordinato, ecco, facendo le colonne, perché si andava a destra e a sinistra. È una questione di preferenza, appunto. L'informazione è la stessa, indicare il soggetto che svolge l'azione oppure indicare la colonna che è etichettata col nome di quel soggetto. È equivalente. Ok? Allora, proseguiamo e chiudiamo giovedì, in parte venerdì prossimo, questo esercizio. Vi confermo che giovedì, ho avuto la conferma stamattina, ci sarà questo intervento di reply giovedì prossimo nella seconda ora, dalle 4 in avanti. Quindi fate passare parola. Thank you.